Sin a Paular, il secondo comune più grande da Chiarnia, e sin in Tumpuesca è veramente il paradiso di Paular, in compagnia di una delle personalità più significative, non nome da Chiarnia, ma dal Friuli in Tir, e in modi più, stiglia carandi di un uomo di cultura originario proprio di chi di Paular, che è conosciuto e ammirato a livello internazionale. Un esempio grande, veramente a livello umano, culturale e artistico, una figura che veramente non basta in sperare per descrivere qui che è, e lei il maestro Giovanni Canciani, un uomo pieno di vitalità, creatività, fantasia, che è anche il parone che, come dicevi, paradiso, che è la Mozartina di Paular. Mali maestri! Ciao, È ciao Alessio. veramente un piacere rivedere, perché noi siamo anche dei grandi amici. E volevo approfittare per domandare se comunque questa ha avuto modo di realizzarsi grazie a questa attività. Allora, se hai il problema di chiacchierare in caroies, che è chiamiamolo il carnico, il ciarnil. Ecco, della vallata di Caroio, ecco. Sì, in passato, Caroio è sempre stata citata in latino, in Tosco-Veneto, ecco, in Tascaulus, in scrittura, in Corinzi, ecco, della Repubblica di Vignesi, insomma, sì. Ecco, sì. Dunque, la domanda qual era? Sono la fame della domanda. Domandavi di questa Mozartina, di Sì. questo. Allora, premetti che io sei vivo 40 anni a Turin, questa raccolta di strumenti era destinata alla città di Turin, quindi si dice che la morte da Spiores è la fortuna dei Lous, no? Ecco, cioè, ricapitava uno scandalo. L'amministrazione comunale di Turin, che è un museo che era patrocinato dal comune con la vice sindic, che ne sta coinvolto in quel scandalo, là in Nuia, io avevo questo grande repertorio di strumenti, che non si aveva la sistemai, avevo questa casa qui, e allora lei finì qui a parlare, ma andava a dirsi a Turin, in Piazza Carlino, ecco, in un convento di Muignes di clausura, che era stata sera per mancanza di Muignes, e che il comune mi dava per allestire un gran museo, che era stato 4-5 piastre di grandi chiese, insomma, no? Andare a monte il programma di questa amministrazione, mi si chiatta con 80 strumenti musicali antichi, stivati, sistemati, cantina, in terrazzo, da squilla che insegnavi, ecco, mi andava a sfratto, la signora regalava una pasta che poi, che era importante per la storia degli strumenti da tastiera, insomma, qui dentro la Mozartina, insomma, come addirittura ai miei cresci in Gimò, e a occuparmi di una Mozartina lei una capace di concerti, l'oratorio di Sant'Antonio Abate a Idoglio, insomma, quindi tra un mese penso, insomma, che se ti è possibile allestì la Mozartina 2. Quindi è stato un po' accidentale arrivare anche a parlare di questo museo, questa struttura. E tre strumenti a tastiera conserva questo museo. Beh, qui alla Mozartina ce ne sono andati 4, 5 in questa sala qui, che è rappresentativa della storia dello strumento tastiera, dal clavicembalo al fortepiano, al pianoforte, dall'organo a canne all'armonica, insomma, per sperare, ecco, anzi, la fisarmonica, perché che strumento tutto che era da U, Picciu, era l'antenata da fisarmonica, lì di origine francese, lo chiamavi flauto armonico, ecco, ma in realtà è uno strumento a lama di ottone, a danze, che è il principio base qui, anche in assoluto la fisarmonica, insomma, è così.
Ecco, e quindi anche a che spondi ci accarà da questa intensa attività che riguarda il restauro degli strumenti e di che scuola che avete in via e Sì. la che viene anche i frati Sleita che lavora in proprio qui a Paular, che hanno il loro laboratorio, la loro officina, che è nascuto anche grazie a tutte le esperienze che si è arrivato a trasmettere a che giovani. Sì, questo laboratorio di restauro lì nasce come continuazione, cioè che io presevi tanti corsi di restauro di strumenti musicali, insomma, pianoforte, organo, clavicembalo, e da questi corsi sono nasciuti 3-4 laboratori a Turin. Ecco, qualcuno fortunato, qualcuno manco. La stampa di Turin del periodo, sin dal 1977-78 al 1985, bisogna si è svolta questa attività, tornati a Paolarsi, tornati in pensione dal 97-96, dopo 40 anni, allora si pensa bene. Ma non è stata me l'idea, sono stato loro a Cerini. Ecco, il Vangelo dice: non vos elegisti me se devo elegi vos. Cioè non siete stati voi a scegliermi, ma sono io che vi ho scelti. In questo caso loro sono venuti da me, ma io ho scelto proprio perché era lei. È un fatto positivo, perché lui ci sono stati stupiti, sorprenduti, insomma, da questa bravura. Per cui, insomma, per questa roba, insomma, si può pensare che la fortuna vorrà incrementare, non saranno cercati oggi, insomma. Certo, quindi a mettere in dogna la conservazione, la tutela degli strumenti, la musica, ma chi alla Mozartina non viene una musica, ma viene anche una bella biblioteca che conserva dei grandi saperi. Dopo viene anche giustamente di chiacchierà da sua produzione compositiva, perché a chi ha un CD, Giovanni Canciani, il Carnorum Regio, che è veramente l'inno da Chiarnie, e ha enorme una da tante composizioni che Wacis aveva scritto, per un tic tutti organici, che ha smanche forse un'opera di scrivi. Però questo, il Carnorum Regio è l'unica composizione in furlan, ecco, cioè non è che si può sentire il pensiero, perché il furlan per me no, è una lingua di famiglia, una lingua di amici, una lingua di paesans, una lingua di chiarnieri, del caso nostro, no? Cercare che una lingua di famiglia servisse a esprimere la pietà, la scompidenza più familiare, insomma. E lì non la chiama niente che questo aspetto, insomma, cioè un riquadro del passato, ma anche una preghiera di conservazione per venire, insomma. Infatti, passai e venire, si richiati in tal'arte intonati prodotto mediator culturale che è venuto fuori da poco, che è questo film, documentario, un cortometraggio, venireste di, che è stato ambientato proprio qui alla Mozartina, una produzione che è stata firmata dal regista Matteo Cracco con la supervisione anche di Giorgio Savani. Ci vuole stare queste esperienze? Ma dunque, se c'eri lì, il cortometraggio ha un aspetto più psicologico che diciamo, reale rispetto alla Mozartina, una vicenda di una giovane giornalista, intervistatrice, che aveva di venire a intervistarmi, insomma, io speravo di un pari severo, incombente, che pare che ai rovini di Pisa, si può dire, insomma, un incidente, arriva chi, la chiappi pur da Mozartina, la ricoveri, ha perduto un tic il sentimento, poi si riprende, a cercare un tic, sì, lo spiego che la Mozartina ha anche una finalità filantropica, disino, infatti una tastiera per i giovani, che sono manifestazioni che ho la PAS, per i giovani, no? La PAS anche proprio perché la scuola italiana dei conservatori si sforna un sacco di diplomas e dopo radiaci, capito? No, allora, do loro la possibilità
di suonare per si sentì, ma anche le tranquillizzare, poi io, insomma, sentì che poi là avanti tranquillo, con coraggio, con fiducia, no? E questa porta che mi ha dato il film antichi che sapore, insomma, lei voleva aiutare in qualche modo a tranquillizzarsi e a raccontare la vita con un spirito più sereno, più tranquillo, pensando che, insomma, che alla fin la pazienza, la costanza e l'intraprendenza, insomma, può risolvere un sacco di roba, secco via. Ma allora parli a che spil conduttore, qual è, se non li vuoi, il futuro culturale da Chiarnia? Ecco, il problema da cultura per Chiarnia, che dopo riguarda tutto il Priuli e anche a Trieste stessa, lì che un problema di retrocessione, no, ma non c'è tornando da uno, sì, bisognerebbe tornare da uno per che passare i vecchi, scrivere, se avevi in lei ne scrivi, ma avevi una grande sensibilità, un regresso da sensibilità. Una volta una moriva, la sveglia, l'uomo la sportava in lutto per 3 anni con la faccia nera, come io in tutto dei film, no? E vuoi dire che le grandi conquiste della tecnologia elettronica, meccanica, eccetera, no? Pastrona, parte semplicemente a quelli i legami effettivi, sono origini italiane, le più facili. Sì, cioè, vuoi dire, c'è una mancanza, una perdita di sensibilità, e quindi questo è un fatto negativo. Ecco, bisogna rendere invece che la cultura che può sempre basare sui fondamenti che non tramontano mai, cioè i fondamenti della cultura classica, insomma, cioè la tragedia greca era e resta tragedia greca anche oggi, perché sì, insomma, i capiti nella stessa situazione, no? La commedia è lo stesso, la vita sociale è lo stesso. Sì, insomma, che la cultura possa dire che entrasse in profondità sotto forma di dialettica della riflessione, del pensiero, di domandarsi il processo di tutto che succede, il processo della vita, dell'esistenza, di tutto, e dopo domandarsi cerca lì che fa scontento l'uomo. Ecco, l'unica roba bella che sta sopra di tutto che fa scontento l'uomo è l'arte, non ci sono santi, sia che musicale, che poetica, che architettonica, che per tutta l'arte, insomma, cioè la cultura significa entrare nel mondo del pensiero, ecco, della creatività, dell'arte. Ecco il motivo che mi occupi anche del ritorno, del tornare alla cultura degli artigiani di Chiarnia, ecco, la scoperta dei vecchi mestieri che avevano sempre una finalità biela, estetica, biela, ecco, perché l'arte è basata sulla bellezza, sull'estasi, sulla bellezza in se stessa, insomma, ecco. Ecco, venendo un tic come a West Art, sì. Sai che stai lavorando un tic in silenzio, anche dal poco tempo che avevi a disposizione, perché avevi ogni di una tra visite a chi museo che sono venuti di tutte le bande dal monte e al figura come il museo più visita da Chiarnia sicuramente, ma venire da lì anche dal Friul. E allora con Cavesi i post minus per poter dedicarsi a questa composizione, su che steso lavorando in questo momento? Ma in cantiere di un sacco di lavoro si incominciava, non finisse, ecco, no? E qualche volta mi viene di marmi la smans da rabbia, ecco, ma se che diventi impaziente, se qualche sei per lei un'idea di conclusione, di finì, che è già la forma giusta per lui con intelligenza il brano, suona il campanello, suona il telefono, arriva che e allora si comincia sempre da capo. Ecco, come si doveva finire questa composizione che è una sintesi del mio sapere musicale, che è questa grande messa,
in onore al barone da Chiaia, del patrono da Chiaia, Sant'Ilario. Ecco, una roba monumentale, lunghissima, lungo come durata, ma anche intenso come tecnica compositiva, no? Sì, e dopo sono da Pigny, una sonata per fagotto, tromba e organo dedicata al Delatore, al musicologo che è stato qui, proprio rappresenta anche questa tavola che era tanta mia. Tanta. Ecco, dopo un ultimo tempo della sonata per due coni e organo che manca. Poi c'è da finire una fuga in fa minore di una cantata per la festa dell'Assunta, ecco, che riprende, che torna a Chiapai, lo speravo dell'Apocalisse di San Giovanni Battista, San Juan Battista, sì. San Juan, ecco sì. Sì, tra l'altro i miei tenas era in clamata che a parlare Juan, tutti i miei antenati, tutti i miei antenati erano il nome di Juan, no? Di pari qui, Canzian, Juan Canzian, infatti su in alto c'è la chiesa dei Canzian, dei miei antenati, era la clamata l'accordo di Canzian con il palazzo, con la chiesa Canzian, insomma è così. Ecco, ma oltre alla spieda composizione vera e propria su partitura, per orchestra, eccetera, sapevi in tutti ormai che Guacci già sei anche un abile improvvisatore. L'arte dell'improvvisazione, ma anche quella è un regalo che Guacci già donai, è una sapienza che Guacci avevi. In quel caso è come funzioni? Sì, improvvisare i granci, io non mi svizzini, ma insomma, i granci. Bach, Handel, Mozart, Beethoven, Chopin, Mendelssohn, erano grandi improvvisatori. Se volete improvvisare, vuol dire avere bien interciare una forma perfetta che si applica alla tastiera, nel pianoforte, come se uno avesse interciare un sacco di letters. Una indirizzata al ministro, una indirizzata al papa, una indirizzata al vescovo, una indirizzata a un malà, una indirizzata a un san, ecco. Allora, anche una all'improvviso, secondo la sensibilità del momento, agli scommosse di fare, se intesa questa, beh, questa qui sono in semplice. Allora, bisogna che io acchiappi un tema semplice, che non posso ne capire, che il residente in tal chiave, insomma, è facile. Se però, e gli farò sentire il mio collega, a fare una roba più complicata, perché dimostrai che a conosce ben l'altra composizione, da fuga e via, no? Questo che lei studiava in francese, anche a Turin, andava via a Lione, sentì grandi improvvisatori, e lei conosceva anche il più grande, che era Pierre Cochereau, l'organista di Notre Dame, insomma, sì. Allora, vorrei se voglia di farlo sentire una piccola improvvisazione. Fa sentire anche su quel strumento lì, dal 1640 circa, che organo particolare fatto da una famiglia napoletana trasferita a Roma alla fine del 500, la famiglia Testa, ecco, è uno strumento che se può dire, rappresentava l'organo elettronico del timpano, perché è un organo portativo, positivo perché comunque li metti fermo a non si ruota, che è pesante. Portativo, che quando si scompone in tre passi, li portati. Allora facevi in là sui chiars, per spesso osa a Roma, lo facevi in là in trasvese grandi, con chi festeggiava la pista di un santo, sono lì che scappello all'interno a qualche cattedrale, ecco, e quindi uno strumento pratico, insomma. Se fosse inventato al timp di Federico Barbarossa, i milanesi lo si mettono sul carroccio, ecco, per piantare i chianzi di guerra del timp. Uno strumento piccolo, però funzionale, che è espressivo, che poi comunque lo si fa sentire anche su qualche ruolo. Grazie mille, maestri Canciani. Ecco.
E con questa bella tarantella improvvisata ringrazio tantissimo il maestro Giovanni Canciani per aver svier la sua arte da sua mozartina e vi ringrazio tutti. Mandi.